Parlando di cantanti con una voce molto bella, molto, diciamo così, completa, in grado di ricoprire tutto lo spettro della musica popolare e anche classica, c'è al telefono il signor Stefano Bellisari. Buongiorno Elione! Ehi, buongiorno, come va, ragazzi? Buongiorno Elio, buongiorno Elio. Effettivamente in questi anni ho coltivato molto il mio timbro vocale. Che si è abbassato un po'. Si è abbassato? No, si è abbassato nel senso che è molto sexy adesso. Ah, ok, bene, in questo istante. Non sono più quel cretino di qualche anno fa. Che conoscevamo noi, che peccato, un po' ci manca però quel cretino. No, lì, ma torno subito a esserlo. Senti, se tu fossi un cantante di musica lirica, classica, come verresti catalogato? Già. Tenore? Baritono. Addirittura? Forse baritono buffo, sì. Si dice o esiste, è una puttanata? Sospettavo. Senti, ti abbiamo chiamato per un motivo evidente. Oggi è la giornata mondiale della sensibilizzazione contro l'autismo, insomma. Tu hai scritto una cosa molto bella. Della consapevolezza, bravo. Hai scritto una cosa molto bella nei giorni scorsi, che è stata ripresa da tutti, da tanti, qualcuno anche ovviamente polemizzando, ma tu sai che il mondo dei social è fatto soltanto per gridare. Esatto. E più uno grida, meno c'ha cose intelligenti da dire, di solito. Che cosa puoi dire tu della tua esperienza, Elio? Della mia esperienza io posso dire questo, che il 2 aprile è il giorno in cui si parla tantissimo di questo tema, troppo, e poi ci sono 364 giorni dove invece non se ne parla più e non si fila più. Per cui è addirittura, diciamo, quasi, come dire, controproducente. Certo, perché tu dici che la gente si mette la coscienza a posto parlandone oggi e poi se lo dimentica. Sì, perché poi finisce che accadono cose tipo quella che accadrà o è accaduta in Parlamento, che si va a parlare di pet therapy, di asinelli, eccetera, quando insomma le cose stanno in un altro modo. No, senti, c'è molta ignoranza a riguardo, perdonami Elio. Appunto. No, nel senso che io sono molto curioso, leggo molto, eppure non sapevo, lo dico qui colpevolmente, che ho letto questo a proposito di tuo figlio, che un bambino autistico studiando, facendo delle, non so se si chiamano terapie o insomma, ecco, può leggere, per esempio, o parlare. Ma come no? Vabbè, chiaro che non vale per tutti. Certo. Ci sono casi gravissimi e casi meno gravi, ed è per questo che si parla di spettro, no? Certo, uno spettro molto ampio. Certo. Però in tantissimi casi, in una grandissima quantità, ma enorme quantità di casi, ci sono delle possibilità che però vengono tolte a tantissimi bimbi, perché non esiste un trattamento che sia uguale per tutti. È chiaro, forse questa è la complicazione più grande. Non esiste una sola strada che si può seguire, e quindi questo alla fine fa sì che si disperda un po'. No, guarda, non è questo. Esiste questa strada, ma non si segue in Italia. Ovvero la segue solo chi può farlo, chi ha soldi. Chi ha i mezzi, certo. La cultura per farlo, per accedere. Mentre invece quello che andrebbe fatto è garantire a tutti questo trattamento, no? Certo. Ma siccome, come ho detto prima, finisce che poi il 2 aprile si parla troppo e di troppe cose, io mi sono concentrato su un'unica cosa, cioè la vaccinazione. Senti, in che modo, perdonami, il Covid in una famiglia impatta, in una famiglia dove c'è un ragazzo autistico? Perché voi pensate che gli autisti non sono solo bimbi carini, simpatici, con delle doti quasi da supereroe, no? come vengono raccontati nei film, giusto scritti per... e raccontati. Anzi, quelli che ho incontrato io sono delle persone di 50 anni ingestibili, con una madre di 80 anni che non ne può più. Allora è in quel caso che bisogna garantire la vaccinazione a lui e alla mamma, perché poi parlano di caregiver oppure di vax manager, no? Perché adesso ci sono questi termini inglesi che sembra che all'improvviso mettano tutto a posto, ma il caregiver è la mamma di 80 anni che non ne può più. E quando non c'è più, quando non ci sarà più la mamma di 80 anni, che succede di quegli uomini? Questo è l'incubo, quello che viene detto con un altro termine molto poetico, il dopo di noi.
cioè l'assenza di qualunque cosa. L'assenza di qualunque cosa, cioè non l'assenza c'è un... Non è... Attualmente l'unica cosa che hanno questi uomini e donne è la mamma o il papà, certo. O tutti e due. Quando mancano quelli, cosa c'è dopo? C'è forse un istituto dove vengono chiusi. Sì, tra virgolette quasi rinchiusi tanto. Quasi, no? È quasi nascosti anche. No, no, togli anche il quasi. Mamma mia. È un incubo. Vabbè, per Elio. Cui sì, in queste case arriva anche il Covid, è un'ammazzata. No, 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 meglio. Dunque adesso lanciano questi piani, cioè il prima tu, no? Che sembra una beffa, perché prima tu, no, sono arrivati prima tanti altri. Certo. Almeno io cerco di insistere per fare in modo che si controlli che questi piani che vengono annunciati, in altri casi non sono neanche stati annunciati, no? Certo. Vengano poi effettivamente attuati. Quindi, ti sento molto sfiduciato, aprile... Elio, ti sento molto sfiduciato, devo dire. No, no, ora sono convinto di diciamo, battermi per questa causa. Certo. Fare bravo. In modo che tutti vengano vaccinati abbastanza presto. Ormai non posso più dire presto perché è già tardi ora. Certo, certo, certo. Almeno certo. Prima di giornalisti, giudici, politici, chiaro. Che classificano, no, i sì, vaccinati sì, sì. In varie certo. Aree, medici... Ora ci puoi mettere tranquillamente anche i disc jockey dopo, che altro, noi non abbiamo fretta. Poi c'è altro. No, no, poi c'è altro e altro vado a vedere e ogni giorno cresce. Ma chi è sto altro? Chi sono sti altro? Signora. Certo, certo. Va bene. Certo. Senti, grazie per la tua testimonianza, grazie perché voi, è un mondo nascosto completamente. Insomma, il mondo, però, vorrei chiudere con questa nota che sembra quasi un anatema, è un mondo che verrà velocemente alla luce perché l'incidenza è molto più alta di quello che uno certo, potrebbe certo. Ed è, se è vero quello che leggo, sta aumentando, se è vero quello che leggo in Wikipedia, sta aumentando esponenzialmente proprio. Quanti sono attualmente? 800.000 credo? Dice... No, non si sa, non si perché sa, no. Non esistendo nulla in Italia sull'autismo, in questo nulla manca anche la statistica. Un'entità che conti quanti sono i casi. Per cui bisogna andare all'INPS a chiedere, ma anche all'INPS ci sono tanti casi che non hanno ben chiaro, cioè, perché non viene diagnosticato è un terreno in cui devono operare e certo. Parlare persone competenti. Senti, non dai un abbraccio al tuo piccolo Elio. Grazie, no ma guarda, noi stiamo bene, io parlo per... No, no, lo so che tu stai parlando per la categoria. In questi 11 anni. Certo, ne ho certo. Incontrati tantissimi che stanno veramente senti, male, parlando invece visibili. Di cose che ci fanno tenere gli angoli della bocca lì su, ti abbiamo visto ieri insomma, perché da ieri online su LOL vestito da Gioconda, cosa che era quella opera cosa? D'arte, una cosa meravigliosa, opera d'arte, e il meglio deve ancora arrivare. Benissimo, bene, grazie Elio, un grande abbraccio. Ciao, grazie a voi. Ciao, 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 ciao.